In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo maglioncino top down che io ho deciso di chiamare maglioncino brio. Questo perché il filato che ho deciso di utilizzare è quello della DMC targato brio, che so che è andato a ruba sul sito. Sono infatti già saliti alcuni colori, ma il mio per esempio è un colore ancora disponibile. Ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 345 metri. Il colore che ho scelto io è il 415, che ha queste bellissime sfumature del viola, del verde e del rosso. Veramente, più che rosso è quasi un bordeaux, però è veramente molto molto bello. Per poter realizzare questo maglioncino, che è una taglia S, io ho utilizzato tre gomitoli lavorando con un 104 e mezzo, e tre gomitoli li ho voluti finire del tutto, per questo mi è venuta la maglia così lunga. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Uncentando con i filati, da cui potete trovare il mio stesso filato, come vedete anche negli altri colori. Per una taglia M, se utilizzate tre gomitoli, vi verrà una maglia non lunga come mia, ma un po', diciamo che vi arriverà almeno fino a qui. Quindi, se invece la volete più lunga e farvela, quindi come me che arriva sotto a sedere, vi occorrono almeno 4 gomitoli. Per una taglia L invece occorrono 4 gomitoli per avere un bel maglioncino, e secondo me con 4 gomitoli riuscite ad averla anche abbastanza lunga. Quindi, in base al vostro fisico, e se la volete più corta o più lunga, dovete capire quanto filato vi occorre. La lavorazione è semplicissima, è un top down, si parte dall'alto e io ho deciso di dare movimento all'alto, quindi a fare una lavorazione sfumata con queste sorte di pigne, e poi sono andata a lavorare in maniera molto chiusa sia per le maniche che per il corpo della maglia, lavorando sempre con un 104 e mezzo e alternando due giri, che sono quello del 4 e del giro di maglie alte col giro di maglie basse, in modo da averla molto molto stretta. Infatti sotto potete utilizzarla anche, diciamo, senza il classico lupetto. Io ho sotto in questo momento soltanto un classico top, ma inverno vi consiglio comunque un lupetto, perché qui comunque è abbastanza forato, a meno che non vi mettete un bello scialle sopra. Detto ciò, spero che anche questo semplicissimo ma brioso maglioncino vi piaccia, che desiate realizzarlo. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia top down, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC, la linea Brio. Il colore che ho scelto io è il numero 415, che è questo sfumato con il senape, con l'ottaneo, con il lilla. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e io ho montato 90 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, quindi mi raccomando, se volete allargare lo scollo o se lavorate con un uncinetto più piccolo e quindi dovete mettere lo scollo più largo, quindi dovete farlo più largo, andate ad aumentare i 10, 20 e così via. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base. Quindi una, rientro 2, rientro 3, 2 catenelle, 1 e 2. Salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e realizzo 2 maglie alte, una, e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base, quindi una, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Scusate, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e realizzo 2 maglie alte, una e 2. 3 catenelle, 2 catenelle, 1 e 2, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare 3 maglie alte, una, 2
3. 2 catenelle, 1 e 2. Salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto l'ultimo tre gruppo di 3 maglie alte, le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 e 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e ricomincio da capo e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, 2. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima delle mie 2 maglie alte, delle mie 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima delle mie 3 maglie alte, quindi una e 2. 2 catenelle, una e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e 2. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho le 5 maglie alte, realizzo una maglia, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una e rientro 2. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, una maglia alta successiva 2, maglia alta successiva 3. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, una, 2, 3. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta,
una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Una catenella di separazione, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle mie 7 maglie alte. Quindi una, due, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo e quindi vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho le mie 7 maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, 2, 3, 4, 5. 6 e 7, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Ho terminato anche il quarto giro con una maglia bassissima. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 7 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte. Quindi una, due e tre. Vado dove ho la penultima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta. 2 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella, quindi una e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte. Una, due, tre. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo anche volte insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella. Una, due. Una maglia alta sopra la maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta.
una seconda maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le due maglie alte insieme. 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio quinto giro. Ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2. E ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2. Vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. E di nuovo, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le due maglie alte. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Facciamo un tratto insieme. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, 1, 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Termino il sesto giro dopo aver fatto le 2 catenelle, entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassissima. Scusatemi, sesto giro, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, quindi settimo giro. Vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una, due, tre. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa.
Vado dove ho l'altra maglia e vado a realizzare una maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho le 3 maglie, vado dove ho le 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva, realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa. Vado dove ho la maglia alta, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le ultime due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, 1 e 2, scusatemi, una catenella. Prendo il filo, vado all'archetto di 2 catenelle e realizzo 3 maglie alte. Una, due, 3 catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando il settimo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Ottavo giro, vado a realizzare 2 catenelle, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Una catenella. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra la maglia alta successiva. Una, 2. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una, 2. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Ops. Vado alla maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte. Una e rientro 2. Una catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle. 1 e 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta.
Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche il mio ottavo giro, quindi ho fatto le 2 catenelle, vado a fare la maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e chiudo l'ottavo giro facendo una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Bene, nono giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie maglie alte, delle mie 5 maglie alte, e vado a realizzare 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, una, due e tre. 2 maglie alte sopra l'ultima delle mie 5 maglie alte del giro precedente, quindi una e rientro 2. Catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, successiva 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, rientro, un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Una catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, una, successiva 2, successiva 3. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una, due. Una catenella, vado dove ho le 2 maglie alte successive e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due. 2 catenelle, una e due, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, una, 2, 3, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e 2. Catenella di separazione, vado dove ho le 2 maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, successiva 2. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, una, rientro 2, rientro 3. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio nono giro.
Sto terminando anche il nono giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Decimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione, vado dove ho le 7 maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Catenella di separazione, vado dove ho le due maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, una e due. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e 2, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi vado dove ho le due maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due. Catenella di separazione, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte per un totale di 7 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due. Catenella di separazione, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due, catenella di separazione, 2 catenelle di separazione, quindi una l'abbiamo fatta, due, e ricominciamo da capo. Facciamo l'ultima volta insieme: una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta successiva, 2 catenella di separazione, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, una, due, 3, 4, 5, 6, 7. Catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una e 2. Catenella di separazione, 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado dove ho le maglie alte, realizzo una maglia, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e 2, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio decimo giro. Ho terminato anche il mio decimo giro, adesso undicesimo giro. Io non dovrò fare più alcun aumento perché come larghezza io mi trovo, ma se dovete fare degli aumenti andate a fare qui, da 5 maglie alte ne passate a fare 7, quindi facendo 2 maglie alte nella prima maglia alta, una maglia alta sulle successive 3 maglie alte, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta. Quindi ripeto, questo è per chi deve continuare a fare gli aumenti. Per chi come me invece non ne deve fare più, adesso andremo a lavorare in questa maniera. Quindi adesso si inizia tutti insieme l'undicesimo giro. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra ognuna delle nostre 7 maglie alte. Quindi una, due, 3, 4, 5,
6, 7. Una catenella di separazione, vado dove ho le maglie alte, realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due. Due catenelle, una e due. E come vi dicevo, io qui vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Per chi invece deve fare degli aumenti, scusatemi, deve andare a fare due maglie alte sopra la prima e due maglie alte sopra la seconda. Io invece vado a fare 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4 e 5, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta su ogni maglia alta per un totale di 7 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 2 maglie alte, una e due, 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale in questa volta di 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, si ricomincia da capo. Vado a fare questo quindi per tutto il mio undicesimo giro. Sto terminando il mio undicesimo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Dodicesimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Questo vale per tutti, anche per chi ha fatto l'aumento nel giro precedente. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7. Una maglia alta dove ho la catenella di separazione. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Una, due, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Nel mio caso 5 perché ho fatto gli aumenti, 7, quindi una, 2, 3, 4, 5, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2 e si ricomincia da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale di 7 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta in ogni maglia alta, quindi una, due, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi una, due, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, tre, quattro, 5,
7 perché ho fatto gli aumenti. 2 maglie alte nell'archetto, una, due, e si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio 12° giro. Dunque, avendo finito di fare il mio giro, io sono potuta, ho già potuto mettere i miei marcatori. Per chi invece ha una taglia più grande, quindi deve sviluppare maggiormente la lavorazione prima di mettere i marcatori, tenga presente che noi adesso andremo a alternare un giro di maglie basse con un giro di maglie alte. Quindi mi raccomando, dopo il giro di maglie alte fate un giro di maglie basse e poi di nuovo un giro di maglie alte e continuate così fino a che non potete mettere i marcatori, quindi che vi chiude senza che vi tiri. Per quanto riguarda la divisione delle maglie, io ho contato le mie maglie alte e ho suddiviso in questa maniera: 42 maglie per la manica, quindi 42 e 42, e nelle 42 maglie ho messo i miei marcatori sia da questa parte che da quest'altra parte, e poi ho messo 58 maglie avanti, 58 maglie dietro. Mi raccomando, se ve ne trovate una dispari, quella dispari va bene sempre sul davanti. Quindi si può dire che io in totale avevo 200 maglie alte e ripeto, io ho diviso 42 da questa parte, 42 da quest'altra parte, 58 avanti, 58 dietro. E adesso come andremo a lavorare il corpo della nostra maglia, vi faccio vedere naturalmente come passare davanti e dietro. Io ho messo il primo marcatore proprio in prossimità di dove ho terminato le mie maglie, dove termino il mio giro, in modo da farvi vedere subito come passare da un giro da una parte all'altra. E vi ricordo che io adesso inizio a alternare giro di maglie basse con giro di maglie alte, quindi adesso inizierò a lavorare il corpo della mia maglia con un giro di maglie basse. Eccomi qui, come vi dicevo, io mi trovo quasi di subito dove ho il mio marcatore e vado a fare in questa maniera. Devo iniziare a fare il giro di maglie basse, quindi mi alzo con una catenella, rientro dentro dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia alta successiva e mi trovo dove ho il mio marcatore, quindi tolgo il mio marcatore. Me lo metto qui in modo tale che tengo presente dove devo andare con il mio uncinetto e devo andare a fare una maglia bassa avanti e dietro. Quindi entro nella maglia alta successiva, entro nella maglia alta della parte avanti, vedete, mi ero spostato il marcatore e vado a fare la mia maglia bassa. Quindi prendo il filo, esco e vado a fare una maglia bassa e adesso vado a lavorare direttamente nella parte opposta della manica della maglia, lasciando quindi la mia manica aperta. Qui vedete, abbiamo già creato la nostra manica e vado a fare quindi una maglia bassa sopra ogni maglia alta in questa maniera. Continuo a lavorare così fino ad arrivare al marcatore successivo. Ah, vi dico già che sicuramente io poi passerò a lavorare con l'uncinetto più piccolo, quindi non più con il 4 e mezzo, ma con quello del 4 per poter andare a fare delle a stringere la lavorazione. Però dipende, devo ancora decidere se passare a lavorare con l'uncinetto più piccolo o se invece fare qualche diminuzione. Diminuzioni molto semplici perché andremo a fare solamente ogni tanto due maglie alte o due maglie basse chiuse insieme. Per ora io continuo a lavorare così. Diciamo che questa cosa la farò soprattutto dopo aver superato il seno, quindi per averlo in vita un po' più stretto, ma siccome poi lo dovrei allargare sui fianchi, credo che più che fare le diminuzioni mi convenga passare a lavorare con uncinetto del numero 4 da sotto al seno e poi quando sono di nuovo all'altezza dei fianchi passare a lavorare con uncinetto del 4 e mezzo. Dipende, continuo a lavorare così, va a finire che poi invece la maglia la continuo a lavorare sempre col 4 e mezzo per averla più larga, quindi un po' diversa da quella che uso solitamente, che sono aderenti, quindi qualcosa di un po' più largo. Per ora, come vedete, continuo a lavorare così, facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Sono arrivata al secondo marcatore e di nuovo levo il marcatore, entro nella maglia alta sul dietro, perché in questo momento mi trovo sul dietro, entro nella maglia alta del davanti, quindi qui. Quindi prendo il filo, esco e vado a fare una maglia bassa.
E di nuovo adesso posso togliere il marcatore, qui mi trovo la mia manica e posso andare a lavorare da quest'altro lato e vado di nuovo a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta e continuo così per tutto il giro. Lo andremo a chiudere e poi vi faccio vedere come iniziare il secondo. Ricordatevi solo che noi adesso alterneremo un giro di maglie alte con un giro di maglie basse in questa maniera. Sto terminando il giro di maglie basse, ho fatto l'ultima maglia bassa, entro nella prima maglia bassa che chiudeva la mia entro la prima entro nella prima maglia bassa e adesso vado a fare il giro di maglie alte, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi semplicissimo, continueremo questa lavorazione per tutta la nostra maglia. E naturalmente io vi dirò quante volte sono andata poi a fare questi due giri e poi ci occuperemo delle maniche. Continuo quindi a lavorare alternando questi due giri. Per realizzare la manica io lavorerò sempre con l'uncinetto del 4,5 e come vi ho detto adesso noi andremo ad alternare il giro di maglie alte con il giro di maglie basse, quindi qui noi abbiamo il giro di maglie alte con cui abbiamo messo i marcatori, quindi andiamo a fare il nostro giro di maglie basse. Io entro sia nella parte avanti che nella parte dietro qui. Scusate, sto cercando la maglia alta, sì, qui. Mi aggancio con il filo, quindi sto sotto, vedete, questa è la mia manica. Io sto nella parte sotto, mi aggancio con il filo e vado a fare la mia prima maglia bassa. Quindi rientro dentro sia avanti che dietro in questa maniera. Per andare a fare la nostra prima maglia bassa, questo è per avere ancora più chiuso la parte che divide la parte del corpo dalla manica. E adesso andiamo a lavorare normalmente facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta. Quindi giri semplicissimi. Passeremo poi il secondo giro successivo di nuovo a fare maglie alte, quindi alterniamo giro di maglia bassa a giro di maglie alte. Mi raccomando, se dovete a un certo punto volete vi accorgete che volete la manica un po' più larga o un po' più stretta, basta che cambiate l'uncinetto, cioè ora fate questo giro, misurate la manica e decidete se la volete più larga, passate a lavorare con l'uncinetto numero 5, se la volete più stretta, passate a lavorare con l'uncinetto del 4. Detto ciò, io adesso continuerò a fare tutti questi giri, vi dirò quanto ho fatto, quanto mi è venuta lunga la manica, quindi quanti giri ho fatto, quanti motivi ho fatto e poi faremo la seconda manica. Allora, ho terminato la mia prima manica, ho ripetuto i due giri per 27 volte, terminando con il giro di maglie basse. Come potete vedere, la manica mi è venuta larga, ma non tantissimo, mi piace come scende perché non è né stretta né troppo larga, va benissimo come larghezza. E adesso vado a fare la seconda manica. Io quando però ho iniziato a lavorare la mia prima manica, ho iniziato un gomitolo e mi è avanzato abbastanza, che utilizzerò sempre per lavorare il corpo della maglia, perché questa volta non voglio che mi avanzi del filato, quindi credo che alla fine andrò a utilizzare 3 interi gomitoli e che la maglia mi verrà quasi un vestitino, perché farò la stessa cosa anche nella con l'altra manica, quindi devo ancora valutare benissimo quanto mi verrà lunga, ma naturalmente lo saprete. Vi dico solo che io ogni le due maniche l'ho iniziata, questa manica l'ho iniziata con un gomitolo nuovo e quello che mi è avanzato l'ho usato per poter continuare a lavorare il corpo della maglia e farò la stessa cosa dall'altro lato, quindi inizierò un gomitolo nuovo perché comunque ho finito anche il secondo gomitolo, quindi inizierò il terzo gomitolo, andrò a fare la manica e con quello che mi avanzerà continuerò a lavorare il corpo della maglia. E alla fine, io ripeto, secondo me mi verrà un maxi pull, non proprio un vestitino, forse non verrà così lungo, però vi dirò naturalmente alla fine quanto mi è venuta lunga anche la maglia. Allora, ho ripetuto i due giri dagli scalfi fino a giù per un totale di 30 volte, in modo tale da finire, come vi ho detto, entrambi
i gomitoli perché ho iniziato il secondo gomitolo e il terzo gomitolo per fare le maniche. Un'ultima cosa, mi era avanzato un pochettino di lana e sono andata a fare un semplice giro di maglie basse qui sullo scollo, ma non ho fatto altro. Quindi la mia maglia top down è terminata.